Ciclismo femminile alla ribalta a Corridonia in occasione del Trofeo Rosa per donne esordienti e allieve, manifestazione di livello extra-regionale, decima prova del Trofeo e campionato regionale FC Marche Memorial Orlando Santucci, che ricorda il cofondatore nel 69 del sodalizio ciclistico di Corridonia, attualmente presieduto da Mario Cartechini. Questa è la giornata nazionale, meeting nazionale giovanile, valevole come trofeo rosa, cioè un trofeo promosso e indetto da 9 regioni italiane. E con l'occasione ricordiamo Gran Premio Città di Corridonia, ricordiamo Orlando Santucci, che è stato cofondatore della società, e vogliamo ricordare una persona veramente molto meritoria, che è Mario Farroni. Ecco, con l'occasione, Mario Farroni era, oltre che un galantuomo, appassionato di ciclismo, quindi è un atto dovuto, direi. Minuto di silenzio prima della partenza per le vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna. Poi il via dall'anello della zona industriale di Corridonia per oltre 270 atleti nelle varie categorie, donne, allieve, esordienti e per le gare baby dai 7 ai 12 anni. Una giornata intensa per il ciclismo marchigiano, ha detto il presidente regionale della Federazione Ciclistica, Lino Secchi. Importante perché è un appuntamento che mette insieme il ciclismo femminile, esordiente e allieve, su un progetto, su un trofeo rosa, nel quale il Comitato Regionale Marche è stato presente sin dall'inizio di 15 anni fa. Quest'anno si è allargato con altre regioni, con la Lombardia compresa, 7 regioni, quindi è un bel confronto a livello nazionale. Sfortunatamente abbiamo avuto quegli eventi disastrosi dell'Emilia-Romagna che ha limitato un po' la partecipazione, ma comunque è un numero importante delle ragazze presenti, sia tra le allieve che le esordienti. Poi a seguire ci sono i giovanissimi, quindi un festival del ciclismo giovanile di ambo i sessi, questo per dare dignità a tutti e soprattutto per gratificare un lavoro che il Club Corridonia, con Cartechini Mario in testa, sta portando avanti anche con un'attività nel settore femminile. Anche un volto noto, Justin Matera, a questo appuntamento, la tua passione per il ciclismo e qui anche in qualità di mamma. Certo, mia figlia è esordiente secondo anno, allora faccio un altro giro d'Italia con lei perché in questo trofeo rosa abbiamo anche degli appuntamenti in regioni come le Marche, che per noi di Milano sono 5 ore di macchina, però ne basta la pena oggi perché mia figlia era terza, è arrivata terza, poi sempre un'emozione. Mi riempie di gioia perché è veramente appassionata. Non c'è niente come vedere un figlio che invece di stare magari ore al telefono è fuori in bici o a fare qualche sport che veramente ama. La passione è sempre gioiosa.